Ciao Elisabetta, buongiorno. Ciao, buongiorno. Intanto benvenuta a Prato. Grazie. Senti, la conosci un po' Prato? Un pochino sì. Ultimamente sono 2-3 settimane che ci torno spesso, sia per recuperare farine, per incontrare amici blogger, quindi sì. Ecco, perché so che per le tue ricette utilizzi anche farine di Prato. Sì, utilizzo la farina della Molino Bardazzi. Ultimamente ho scoperto queste nuove farine perché cerco comunque di produrre tutti i miei dolci, i miei pani con farine del territorio, e quindi sì, ultimamente ci stiamo specializzando anche nella preparazione di prodotti con la farina del Molino Bardazzi, specialmente l'integrale e la Gran Prato, la Zero Gran Prato. Senti, soltanto farine o anche idee nelle tue torte, idee toscane? Idee toscane sì, ho anche sul blog qualche dolce della tradizione. Adesso c'è ad esempio il pan di ramerino, che io non conoscevo, ma ho scoperto in un corso di pasticceria proprio qua a Firenze. Prima lo vedevo soltanto far capolino delle vetrine delle pasticcerie di Firenze, ma non l'ho mai, diciamo che l'ho sempre guardato con a Firenze sospetto. Ma è anche una ricetta pratese, ormai sì, è un piatto ormai della tradizione toscana. Sì, esatto. Appunto, io sono calabrese, non lo conoscevo, lo guardavo un po' con sospetto delle vetrine delle pasticcerie fiorentine. Cioè che il ramerino sta bene, sì, sulla rosticciana. Esatto, no? Sì. Da profana pensavo che vuoi mettere il ramerino insieme all'uvetta, no? Invece poi appunto durante il corso di pasticceria l'ho assaggiato per la prima volta, mi è piaciuto tantissimo, infatti poi l'ho riproposto anche sul blog, però utilizzando la pasta madre. Ovviamente al corso di pasticceria si è utilizzato il lievito di birra, però è una questione di tempistica. Invece poi io l'ho rielaborato la ricetta del pasticcere e l'ho fatto con la pasta madre. Senti, lasciando da parte un attimo i dolci, il tuo rapporto con la cucina toscana invece qual è? Ah, adoro, io adoro i salumi toscani, impazzisco per il peposo, l'altra cosa che non ho mai mangiato. Quindi sì, no, mi piace moltissimo la fiorentina, io me la preparo anche a casa ormai, quindi sì, un ottimo rapporto diciamo con la toscana, anche per i dolci. Benissimo, allora continuiamo questo food tour, speriamo che i sapori che cerchi li trovi qui a Prato. Sì, li trovo. Ciao. Sicuramente, ciao.